Ciao, sono Majo, torno al format finalmente in italiano e sono felicissimo di mostrarvi qualche minuto di Shadows of Doubt, un'avventura molto interessante in pixel art che mancava della lingua italiana. Abuelito Vip, un tizio sulla community di Steam, si è preso la briga di fare delle traduzioni automatiche, quindi con il deep learning, in varie lingue, fra cui l'italiano, e il link lo trovate in descrizione. La traduzione, appunto, essendo automatizzata, non sarà perfetta, ma con una piccola revisione potrebbe diventarlo, e quindi andiamoci a vedere i primi minuti. E questo è solo un punto di partenza della traduzione, perché si tratta di una traduzione, appunto, come dicevo nell'introduzione, automatica, fatta dal deep learning, dall'intelligenza artificiale, quindi i termini tornano a volte meno. Se qualcuno ci volesse mettere mano, andando a prendere i file con un editor, si possono ritoccare abbastanza facilmente. Però andiamo a vedere un po' come si presenta in italiano, se è giocabile quantomeno. Ok. Abbiamo un orologio a cucù, dov'è? Microcrunch, che è il computer. Spengiamo. Spegniti. Perché abbiamo l'obiettivo qui, che è indicato, interruttore della luce. Ok. Ultimo avviso, una birra immediatamente. Allora. Lettera. Apparso in 303 Gomez House, tipo appartamento, posizione Gomez House, progetti sì. Carta geografica. Ok. Disegna percorso. Ok, abbiamo anche il percorso. Gomez House, dentro Gomez House, ok. Non fa una piega come cosa. E ci siamo. Ok, abbiamo un bel indicatore ora che abbiamo scelto la mappa da seguire. Qui chiaro è clear ovviamente, ma come vi dicevo la traduzione è quel che è, però appunto se uno proprio non mastica l'inglese in nessun modo potrebbe averne un vantaggio comunque, a patto che vi facciate andare bene, tipo il vi spiegheremo come suonare, che è how to play. Se volete, appunto, ve lo potete giocare in questo modo. Chiudiamo la porta. Spingiamo anche la luce di qua che non ci serve. Oddio no, forse ci serve quella generale di tutta la casa. Quando all'interno del raggio di portata le possibili interazioni appariranno nella parte inferiore dello schermo. Non si apre, interagisce con la manopola della porta. Ok. L'occhio di forza. Attenzione se trovi delle clip o delle forchette. Oppure una chiave anche, non sarebbe male. Sta suonando il telefono però. C'è
cerca indizi nell'appartamento. Devo trovare delle forcine o qualcosa del genere. Si nasconde anche. Fantastico. C-curva, che sarebbe il crutch. Ok. Una clip. Tempera matite. Che non so cosa me ne farò, ma comunque ci servirà. Ok, maniglia. Che cos'è questa cosa in terra? Nota. Quando ispeziono l'elemento, la finestra di prova si apre. Puoi metterlo nel tuo caso come riferimento futuro usando calcecheta sopra. Questo non l'ho capito. Comunque va bene. X. Così. Gli elementi fissi sono mostrati come icone che è possibile muoversi e non muovere attraverso il murale trascinando il suo bug. Sarebbe la puntina in realtà. Puoi posizionare questi elementi come desideri e selezionarli per aprire finestra di prova, ok? Infatti le connessioni sono mostrate come thread e sequenza. Puoi passare il cursore su di loro per vedere ulteriori informazioni. Puoi usare per mettere in pausa il gioco in qualsiasi momento e esaminare così il murale del caso. Ok, trova un... Trova un cosa? Cosa devo trovare? Un maledizione! Ok. Maniglia. Aprire. Ok, abbiamo aperto. Dice, i painkiller, cos'è sta roba? Sale, no, il sale non ci serve. Ok. 2:21 del mattino. Ok. Dobbiamo andare al 303. O venivamo dal 303. Venivamo dal 303. Quindi, qual è il caso? Aspetta, sono perso. Allora. Profilo 4%. Sappiamo assolutamente niente di Majo McCade, che siamo noi, fra l'altro. Abbiamo trovato un tempera matite. Ah, ma quindi gli oggetti in generale erano da tenere di conto. Ok. C'è gente. Dovrò cercare qualcosa nel dettaglio, allora. Fizz. Niente, Fizz non ci interessa. Torcia elettrica. 1, 2, 3, 4. No. 1, 2, 3, 4. Dentro troviamo un decodificatore e un documento. Deterioramento del genoma e dei rischi per la salute nei pacchetti di sincronizzazione ibrida RNRN per non regolare, nonché programmi di alterazione del DNA come trattamento di ringiovanimento delle sequenze genetiche di Elliot. Sono emerse nuove sfide. Ok. Inventario. Abbiamo un gadget usato per scoprire codici numerici. Può essere utilizzato tutti i tipi di tastiere. Attività usato per affilare matite e con la miniera di grafite. La mina voleva dire probabilmente, ma non miniera. Ok. Abbiamo l'orologio. Abbiamo i pugni. E abbiamo i soldi. Di tutti preferisco i soldi in seconda battuta all'orologio. Bene. Molto bene, molto bene. Anche sono i tasti, ok. Valuta. Uno, niente, tre orologi. Perfetto, perfetto, perfetto. A questo punto direi di andare al computer. Per attivare indossare. Indossare cosa intenderà? Utilizzare. Finalmente sono dispositivi di elaborazione digitale personali, sono presenti nella maggior parte degli appartamenti e negli uffici. Se conosci la password di un cittadino puoi accedere al loro account, quindi potresti trovare molte informazioni. Ok. Le camere di sicurezza hanno due funzioni, avviso una casa in caso di minaccia per la sicurezza, ma anche acquisire immagini di sicurezza durante il giorno. Spesso questa seconda opzione può essere una preziosa fonte di informazioni. Ok.
Quindi non è questo, ma io posso utilizzare il decodificatore? Come faccio a utilizzarlo? Non lo fa usare. Nulla, via. Non si può perché non abbiamo la password. Va bene, va bene. Una piccola revisione, secondo me, si potrebbe fare qualcosina di interessante in questa traduzione. Perché revisionandola basta veramente poco, a mio avviso. Il gioco è di una vastità e di una complessità spaventosa perché vi consentirà di fare veramente cose importanti. Un gioco basato su molto realismo in questa grafica un po' abbozzata che dà l'idea di un giochino fatto così, invece tanta roba in realtà. Clean Air RNR, un sol cada all'alloggio include uno spazio esterno RNRN. Questa cosa qui è RNRN, si ripete, non so se è un errore di traduzione o se è qualcosa di realmente all'interno del gioco, ma lo scopriremo soltanto vivendo, perché questo video, appunto, per mostrarvi la traduzione automatica di Shadows of Doubt si interrompe qui. Spero che vi sia servito a capire se vale la pena adesso l'acquisto con questa modalità. Se volete ricorrere all'inglese, insomma, fate voi. A me non resta altro che ringraziarvi per il tempo passato insieme, è sempre un enorme piacere. Chiedervi di iscrivervi al canale se non lo siete ancora e di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati. Magari mettete un like, commentate, condividete. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!